Ed eccoci ragazzi, ben ritrovati come sempre, io sono Rocambolesco e siamo ancora su Cities in Motion 2, terzo episodio della serie. Quest'oggi vedremo come fare un filobus, magari passeremo da qui, andremo in su verso questa parte, collegheremo quest'isola e torneremo indietro. I filobus rispetto agli autobus sono molto più efficienti ed economici sulle tratte medio-lunghe, poiché consumando energia elettrica anziché diesel alla lunga nei lunghi tratti sono sicuramente più economici. Ok, allora ragazzi, iniziamo come sempre. Ho messo in pausa il gioco, mi sa, vedo che non va più un tubo. Ah no, ecco qua, si era soltanto un po' impipolato per gli affaracci sporchi suoi. Allora, vediamo un attimino, perché ho visto che fare la linea di autobus lunga qua non conveniva tanto. Allora, vediamo, sperando che gli altri video vi siano piaciuti, se così fosse, pollicino in su, mi raccomando, che alza sempre il morale. Dove possiamo partire col filobus? Qui ci sono tante belle strade. Non fare una cosa di questo tipo qua, no? Tu metti giù il deposito. Trolley. Facciamolo largo che poi servirà, sarà sempre comodo. Metteremo giù un po' di case qui per metterlo qui. In parte al campo da tennis. Sulla spiaggia non ci può mettere ad esempio, no, c'è troppo spiaggioso. Ma sì, va bene anche così, dai. Mettiamolo giù. Ed eccolo qua, perfetto, sono 16, mi tiene. Inizia già a essere stronzo. Ok, meglio tirare giù prima subito le linee, com'è che si faceva qui. Trolley e... Era questa cosa qua? Mi ricordo. Come diavolo si faceva a farle? No, ci sono solo waypoint che non costano niente, servono per far passare the road. Ah sì, eccoli qua, perfetto, li abbiamo trovati. Vediamo se si può rimuovere sto coso qua. No, empty name. C'è tipo distruggi. Oddio, che rottura. No. Perfetto, rimosso. Strade e dove cacchio stava? Trolley. Ok. L'ho preso. Ah, eccolo qua. Oddio, ecco che mi ricordavo che le bestemmie arrivano adesso. Una linea o due linee? Bella domanda, no, facciamo una, va. Allora, ragazzi, iniziamo già subito. Una bellissima notizia, ci sono quei sensi unici. E questa so che... Adesso devo unirli qui a qui, come cazzo si faceva. Yuhu! Devo unirli. Ma porca di quella. Ok, andiamo avanti, andiamo di più avanti. Ah no, perché se non erro, bisogna fare una roba di questo tipo qua. Che mi ricordo che è abbastanza complessa la cosa. Qui c'era, qui dovrebbe apparirmi come volevo le... Da qui, qui o qui mi faceva poi le... Vabbè, andiamo avanti e poi vedremo come sistemare. Infatti vedete che adesso qui me ne va a chiedere. Allora, dove siamo? Siamo qui. Andiamo in su. Passiamo anche di qui. Non so, questa fermata qui che magari è...
È quello alla fine lo scopo del gioco, prendere più persone possibili e portarle in giro, quindi allarghiamo un po' il giro per l'appunto. Andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui. Ok, perfetto. Ora sulle avenue qui è un pelo stronza la linea. Ok. Se non rispettiamo noi i... Ah, me l'ha già messa giù. Fin qua giù, perfetto. Una modica cifra di 80 milioni di euro, perché allora andiamo di qui, potremmo andare di qui, ci va nel mezzo, che sennò mi rompe le palle. Qui potremmo metterci una fermata di stromba sulla destra, dopo ci rimettiamo dritti, potremmo andare di qui a sinistra. Magari sempre dritti, sempre dritti. Ok, dove siamo arrivati? Ah, stiamo venendo qui, perfetto. Ho fatto una cosa anche abbastanza già lunga, quindi adesso torniamo di qui. Allora, mettiamo giù di qua, adesso vediamo, andiamo magari da questo lato qui, così possiamo passare anche di qua, andare un po' in giù di qui. Ma sta costando un casino, eh? Adesso bisogna vedere dove devo tornare, devo arrivare, perché mi sono perso. Ah, laggiù, perfetto. E momentaneamente seguiamo la freccettina questa. Dove siamo adesso? Andiamo dritti. Adesso, andiamo dritti. E qui giriamo pure a destra. Intanto ci è apparsa un'altra RDC, eh? Un attimo che vediamo di sistemare anche con questa RDC. Ci metto qui un'altra, ok. Ah, perfetto, abbiamo collegato. Ah, che pirla, ora capisco perché non riuscivo, perché era dall'altra parte, era dalla parte dell'entrata e non quella d'uscita. Perfetto, ci è costata una modica cifra di... neanche tanto, 5.000. Dentro non è neanche tantissimo, ok. Cosa abbiamo fatto? Vediamo un attimino cosa vuole la RDC qui, la rottura di coglioni. È una donna stavolta. Ciao bella. Ok, hai preso alcuni uffici commerciali, beata te. Allora, devo creare una linea dallo skyscraper, una dallo skyscraper, un'altra dallo skyscraper. Guarda, quando viene 3007 e dopo passerò a farla. L'ho costruito anche? No, perché... Voglio tirarlo via. Ok, vediamo invece qualche fermata ancora da fare. Adesso riseguiamo la linea e vediamo dove metterci qualche fermata. Allora, qui abbiamo detto che c'è e siamo a posto.
Pensando, quindi ho messo giù, non c'è un tubo per il trolley, quindi qualcosa che magari si può comunque mettere, no? Però prende tutto quella, però prende quello, ma non questo. Uno qui ce la cazziamo giù. Si dice che sono tutti inglobati da quello, ok. Rieccoci qui così, qui assolutamente una linea, una fermata, cioè. Anche prendendo tutta quell'area qui. Uno anche di qui. Uno anche di qui. Molto bene, ok, torniamo indietro, montiamone una di qua. Qui non serve che ho già messo tutto sul ponticello, una qui così che vedo che non c'è un tubo di niente, una qui così. Lì passa questa. Qui non fa mai male. E una quella arriva. Perfetto, well done. Linea, adesso creiamola del tutto, creiamola, eccola qua, aggiungiamo le fermate. Allora, la prima e via. Questa, vedete, cambia il colore a seconda di che tipo di mezzo stiamo creando, diciamo. Ok, sempre dritti. Non so, da qualche fermata, no, forse no. Sempre dritti, noi non ci fermiamo. Una qua, una qui, una qua giù. Poi una qua. Fatto un po' un giro del cassero, qua, una qua. Ok, quando vanno giù di qui, giusto? Sì. Una fermata qua giù. E basta. Cioè, non ho messo fermata. No, qui non ho messo fermata. Ah, non so quanto l'abbia ben ottimizzato, direi il vero. Ecco la linea. Perfetto, adesso andiamo giù. Compriamo qualche trolley e vediamo quanto costano, che non mi ricordo. So che erano abbastanza costosi. Infatti, adesso 150. Questo quanto posto tieni? 13, 15, 19, 850. Va, che bello. Questo? 1.800, no? Non conviene, sei carissimo. Ma questo a 3, che figata questo, 30 posti. Questo doppio non mi piace. Questo no. Questo mi sembra carino, 19 posti, 850, vai, prendiamone 4, 5. Ok, vediamo se parte servizio. Eccolo, eccolo subito. Possiamo anche nascondere qui se vogliamo. Ne partono subito due perché inizio, non so, penso sia un bug. E ne partono due la prima volta che mettiamo la linea. Vabbè, speriamo valga la pena. Ok, e lì abbiamo coperto anche quell'area lì. Quindi adesso ci andiamo a vedere qui nel pannello dove cacchio stava. Qui non mi ricordo mai. Orca troia, coverage, eccoci qua. Ok, direi che bene o male stiamo coprendo quell'area lì. Ok, avevamo delle RDC, no? Se non erro, delle nostre amiche missioni di rottura di coglioni. Allora, possiamo iniziare magari a pensare a quelle, così recuperiamo anche due soldini nel frattempo. Quanto abbiamo? 56.000 abbiamo, che non è tantissimo. Vediamo anche un attimino i prezzi dei biglietti prima, però. Allora, vedete, 1 euro la linea singola. Col trolley anche 1,50 € per passare. Sì, dai, va bene così, intanto teniamoli di così. Teniamoli, che va bene.
1 ora e 20 qui è normale, mi dicono, sì, lasciamo tutto così e speriamo vada tutto per il verso giusto. Invece vedevo, no, che prima mi dava degli errori per quanto riguarda il bus depot 1, mi diceva che non c'erano abbastanza autobus, perché non è che in realtà non ci siano autobus, ma perché l'inizio delle linee, gli orari di inizio delle linee coincidono l'una con l'altra, quindi abbiamo dei momenti in cui servono 30 autobus, 5 minuti dopo dove ne bastano 2, quindi magari basta sfasare un po' di più gli orari delle linee. Magari cosa che andiamo a fare subito. Abbiamo un viaggio, i nostri autobus sono pieni? No. Allora, fa così perché sono già 6:10, intervallo di ogni 2 ore, me li sfasa già tutti e dovremmo aver fatto uno. Ok, spero me l'abbia salvato. Me l'ha salvato. Ok. Perfetto. Linea 2. Andiamo alla linea 2. Adesso dobbiamo fare 6:10, ecco. Ok. Linea 3. Adesso siamo alla linea 6. Linea 4. Linea 4 è molto affollata come auto, vediamo. Alle 6. Facciamo anche 5:55. Linea 5, 6:15, linea 6, sono scegli anche le 6 che tanto non è di questo bus depot. Ok, a posto così. Ok, a posto così, ragazzi. Ok, abbiamo dato un'occhiata anche a questo. Stavamo dicendo di preparare. Eccoci qui, magari c'era un RDC qui, no? Che ci rompeva un po' le ballots, anche perché sennò non sono RDC se non ti rompono le palle. Ragazzi, però, questo è un po' in mezzo al culo proprio, che vuole le linee. Ecco perché da qui, e qui c'è il senso unico in lato opposto, devo farla scendere, collegare, ma porca vacca, ma che scomodità! Che scomodità! Ma questa la farò più avanti quando arrivo di qui, perché adesso non ha senso farla. Non servizi che mi possono collegare, una scomodità disumana. Ma boh. Vabbè, ok. Allora, lui continua a dirmi che non c'ho abbastanza autobus. Che rottura di maroni. Potremmo fare un'altra linea nel frattempo per andare un po' a prenderci un po' sta zona qui che è completamente desertica. Non c'è veramente un cacchio di nessuno che passa come di servizio. Allora, una linea di qui, andiamo giù, poi facciamo su di qui, giù di qua, su di qua, giù di qua e track dal lungomare. C'è un senso unico. Questo è un senso doppio. No, un senso unico. Proprio andare giù di qui. Potremmo andare giù di qua. Vai, lanciamoci in una nuova avventura. Bus, sempre i nostri amici qua. Allora, noi dobbiamo andare giù di qui, giusto? Veniva su di qua. Andava in lì. Tornava in giù di qui. E veniva di qua. Tornava su di qui. Veniva giù di qui, si collegava, tornava su di qui, fermati anche di qui da ste parti, poi via diretto come un missile, dentro di qui, scusate, fermati anche qua, ci un altro qui menone, collegamento e via, finito, perfetto, ma via, facciamo le linee che sono un fulmine, eh? Levati dai coglioni barra, ok. Linea numero 7 e via, dopo compriamo qualche autobus nuovo, ma per il momento, tac, tac, su di qua, poi giù di qua, poi pigliati questa, su di qua, giù di qua, benone, spalmiamo, poi qui non ci ho messo un tubo, mi sembra strano, su di qua. Ci ho messo una dentro per di qui,
Via, 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 dentro, dentro per di qui. Che scusatemi. Ho fatto una cappellata, per questo è sul ponte, mi ha fottuto la tridimensionalità. Pure la tridimensionalità si mette a prendersi gioco di me, scusate il gioco di parole. Ma porca di quella puttana. Ma da sto stronzo? Ma da sto stronzo? Ma dai! Minchia, ma mi prende proprio per il culo, io lo faccio passare di qua piuttosto. E poi dove cazzo lo faccio passare? Fai mi prende così, così. Che devi fare? Senso unico? Allora, qui puoi passare, passami di qui. Così, così. E così, l'abbiamo completata. Perfetto. Ottimo, va. Devo comprare qualche autobus in più perché, poretto, rompe sta tanti maroni. Cos'è questo trolley 1? È pieno? No, 6 su 19, però ha successo, ha successo. Ha successo anche questa linea qui. Ho 22 autobus, ragazzi. Non sono pochi. Vediamo dove c'è le stazioni. Facciamo, cosa sono? Oh, la linea 6, 41 persone, ragazzi. La linea 6 è un successone. Anche la fermata numero 1. Sono tantissimi che aspettano. Bene, bene, bene. Autobus? Compra, ne prendiamo 5, pensavo, almeno non rompono più. 5. Ok. Aspetta, stiamo un po' sperperando tutto, sperando che adesso piano piano comincino a tornare i nostri soldini, perché sennò ho un pugno in un occhio. Ok. La linea 6 è questa. La linea 6, ho detto 4 autobus su 6 che stanno correndo questa linea. Questa è la nostra trolley line 1. Tutto il suo splendore, ragazzi, guardate come si illumina durante la notte. Sembra Las Vegas quasi. Va bene, ok, è il momento magari quasi, ragazzi, dato che stiamo per espandendo, di prenderci qualche ispettore, perché qui i furbetti che non pagano ci sono sempre. Quindi magari io un paio li comprerei, perché sono sempre utili. Esatto, count 2. Il 5% li prendiamo. Adesso andiamo a vedere qualche statistica qua. Questa non mi interessa. Fair dog in rete, non lo sappiamo. Nel mese, gli studenti sono quelli che rubano di più, no? Qualcuno, ma qualcuno c'è sempre, ecco, giornalmente li abbiamo anche qui. Qualche figlio di vacca c'è sempre. Numero di linee, vabbè, ok, 7, network coverage. Prendiamo quasi tutte le persone business, gli studenti non tantissimi, pensionati quasi zero. Vabbè, popolarità della compagnia, i turisti, non so perché c'è un po' di calo ogni tanto, ma vabbè. I veicoli che vanno, vabbè, sono sempre quelli. Waterbus, monorail, metro, tram, trolley, bus. Perfetto, dai. 101, ragazzi, 101 persone, guardate che figata, andiamo a vederle, perché ci sono tutte 105, si stanno ammucchiando, deve esserci qui una processione immensa. Puttanega, puttè, ragazzi, manco forse non so cosa. 27, questo è già pieno, che linea è? La linea 6, ragazzi, la linea 6 è... Cosa mai vista la linea 6? Dove la linea 7? Mamma mia, mamma mia! Guarda di qui, per questa linea 6. Ma li stanno aspettando per la... In 30 stanno aspettando la linea 2. Porca vacca, ragazzi! Diminuiamo un po' l'intervallo perché... Per la 6 e per la 2... Allora, dove ero qua? Linee. Linea 6, timetable. Passi ogni ora 45. Linea 6, linea 2, ogni
Ore 50. Weekend invece, ragazzi, tiriamo un po' indietro, poi vedremo il weekend, ma andando questi sono i giorni della settimana lavorativi dove insomma guadagniamo un po' di più. Porca miseria, mai vista una roba del genere. Bene, bene, no, sono contento. Piace, 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 piace. Questo è un nuovo edificio. Sembra un bug del gioco. Cosa è andato qua? Quella invece è sta linea scarsissima qua. La 5. Sì, ha qualche. Sì, non è che portiamo tantissime persone. Però vabbè, dai. Ok, signori, io direi che anche per oggi può essere tutto. Anzi, è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto, mi raccomando, pollicino in su, commentate, iscrivetevi, fatemi sapere le vostre impressioni. Ciao e alla prossima. Ciao ciao!